E diamo il buon pomeriggio a Mimmo Ferretti del Messaggero. Ciao Mimmo. Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno Danilo, buongiorno a tutti. Ciao, Mimmo. Bene? Bene, tu? Ben trovati. Una... Tempo. Bella giornata intensa, bel periodo intenso soprattutto. Figurati la prossima. Mamma mia, Mimmo. Settimana. Mamma mia. Sono abolite le corte, io te lo dico, tutti di notte, tutti i giorni. Meglio, basta. Così certo. Tanto chi dorme. Mica tanto, dai. Bene, che notizie avete dato, visto che ci hanno tutti? Mimmo, no, facevo la saggia, dicevo di stare un po' tutti calmi, di aspettare a dare notizie per certe, di cercare un po' di capire senza fare tutti i tifosi delle proprie idee, insomma. Francesca, uno ha le notizie, le dà, cioè non certo, è che certo. Si è convinto di avercele, si sa per che... Per carità, le... però senza poi, capito, dover... No, vabbè, questo è un periodo in cui... Si corre il rischio facilmente di passare per cazzari, magari qualcuno lo è, poi la gente generalizza, allora i giornalisti sono tutti cazzari e vanno nel calderone pure quelli che non c'entrano niente, però questo è un momento molto delicato perché non ci sono notizie, cioè è la prima volta che io insomma faccio questo mestiere, seguo la Roma da quasi 35 anni e devo dire che la prima volta che mi capita di non avere alcun tipo di rapporto con la Roma sotto questo aspetto, no? Nel senso che la Roma proprio non ti si fila, non ti dice niente né in un senso né nell'altro e quindi diventa molto problematico perché poi le famose fonti di informazioni in questo caso sono i direttori sportivi, sono i presidenti, sono i direttori generali, invece la Roma, perlomeno con me, perlomeno con numerose altre persone del mio giornale, credo non solo del mio giornale, ha deciso di mantenere un atteggiamento proprio di silenzio, magari a qualcuno qualche dritta gliela dà e a chi se becca le dritte gli dico occhio, state attenti perché vi danno pure le polpette avvelenate, sì. Però questa è la situazione, sì. Questa è una situazione, però la Roma deve fare il prima possibile l'allenatore, perché perlomeno si eviterebbe di far fare delle brutte figure come l'ha fatta oggi Andrea Soli. Io ritengo che Andrea Soli non si renda conto di quando lui va a fare una conferenza stampa che parla di fatto a tutti i tifosi della Roma e se lui c'è là ed è incazzato con i giornalisti che magari gli fanno delle domande che gli hanno già state fatte e se il suo nome non viene messo nella rosa dei candidati della Roma per la prossima stagione, non si deve avvelenare con il giornalista che gli fa la domanda, semplicemente si dovrebbe avvelenare con se stesso, che è riuscito a perdere in casa col Chievo, che è riuscito a non vincere con il Pescara, che è riuscito a perdere a Palermo. Allora se uno avesse, come posso dire, la coscienza a posto sul piano dei risultati, poi i risultati aiutano tutto, perché faccio una domanda a entrambi i due, come si diceva una volta, sì. Se la Roma in questo momento fosse terza, ok? E ci fosse la finale di Coppa Italia, potrà giocare da una settimana, il nome di Andrea Soli sarebbe in lista per la conferma per la prossima stagione? Assolutamente, hai voglia. Sì. Allora se non è in lista, in lista il nome di Andrea Soli, perché evidentemente i risultati non sono stati all'altezza, anche se avviso ai naviganti, prima di mettere da parte definitivamente il nome di Andrea Soli, andiamoci tutti piano perché la situazione riguarda i due allenatori che erano stati contattati e messi nel mirino, cioè Allegri e Mazzarri, mi sembra quantomeno un po' complicatella, diciamo per usare un termine radiofonico, incazzettata, sì. Diciamo così, no? È sì. Quello infatti che ti volevo chiedere, Mimmo, cioè proprio ma questa... Fammi fare una battuta, abbi pazienza, cioè Andrea Soli dice, vi siete dimenticati che la Roma c'ha un allenatore... che sta lì, che c'è il contratto, che sta là, io ho pensato a Zeman, però lo sai Francesco? No, perché? Vabbè. Beh, è vero, Mimmo. No, è vero che c'è un allenatore sotto contratto. Ci sta, allora, in verità, no. Però. No, perché da come parlava lui? Io ero convinto che lui stesse parlando di un altro. Danilo, risentete bene il tono con cui parlava. Io ho detto, ma questo sta a parlare di Zeman. È vero. La Roma ce n'ha due, dai, mettiamola così sotto contratto. Prendetela come una battuta, dai. Diciamo che forse è meglio ride, almeno per fino ai 13:45, poi magari torniamo a fare i seri, dai. Mimmo, no, prendo il tuo discorso per dire, quindi c'è proprio, sensazioni, perché adesso veramente è difficile dare una notizia per certa, c'è proprio confusione, c'è veramente questo ballottaggio, secondo te la Roma ha già deciso ed è tutto fumo che sta gettando in comunicazione? Ma scusa, io ti faccio questa domanda, Francesca, allora sì. Ragioniamo insieme. Allora, la Roma ha contattato due allenatori soprattutto, no? Cioè Allegri e Mazzarri. Allegri è uno che è sotto contratto con il Milan, quindi non può firmare, ok? Okay. Perché c'è un contratto con un'altra società. Mazzarri è svincolato, quindi può firmare in qualsiasi momento, avrebbe potuto già firmare se non ha già firmato con qualsiasi altra società che non sia il Napoli. Perfetto.
Allora, poniamo il caso che noi, siccome stiamo parlando di Roma e quindi abbiamo le notizie, dei riferimenti per cui la Roma è su Mazzarri, però sappiamo sempre, non l'abbiamo mai nascosto, che su Mazzarri ci sono anche altre società, in primis l'Inter, lo abbiamo detto, ormai l'hanno scritto tutti, tranne qualcuno che se ne è accorto un mese dopo, ma questo è un altro discorso. Benissimo. Allora, nel momento in cui Mazzarri è libero di firmare e non ha firmato per la Roma, perché la Roma in qualche modo, Francesca, tu lo sai, avrebbe avuto anche il piacere di farlo sapere, no? Dice, ma tu certo, dici c'è la partita Roma-Napoli, ma una partita che non conta niente. Che cosa smuove? Che cosa può smuovere di più nel Napoli le lacrime che sono state raccontate di Mazzarri l'altro giorno alla pranzo, alla cena d'addio? Quindi è chiaro, poi state raccontando voi che di fatto ha fatto capire che se ne va, ok? E quindi è il segreto di Pulcinella, tanto per stare in ambito napoletano. Se Mazzarri avesse firmato per la Roma, ma perché la Roma non l'avrebbe dovuto dire? Perché non l'avrebbe fatto trapelare? Io non dico fa un comunicato ufficiale, comunque avrebbe avuto attraverso i suoi canali di informazione fatto capire che la faccenda era risolta, ok? E quindi nessuno sarebbe andato a sbattere la testa da una parte e dall'altra. Però vi faccio anche un altro ragionamento e poi lascio a voi la risposta. Essendo Mazzarri un allenatore in regime di svincolo, e noi diciamo bene, essendo in questo status poteva, può firmare tranquillamente per la Roma, chi ci esclude che lui invece non abbia già firmato per un altro club? Ah, nessuno. E allora? Nessuno. Perché noi la vediamo, siamo romanocentrici, certo. No? Ok, perfetto, quindi noi stiamo a Napoli, pensano a Mazzarri che parte, a Roma pensano a Mazzarri che arriva, a Milano coloro che si occupano dell'Inter pensano che Mazzarri potrebbe arrivare all'Inter. L'altro giorno io mi è stata raccontata una favoletta, ho parlato di uno scenario che chiamava in causa Stramaccioni, che chiamava in causa la nazionale Under 21, che chiamava in causa la voglia di Moratti di non cacciare via Stramaccioni perché è una sua creatura e quindi comunque di bloccare in qualche maniera Mazzarri, il quale non ha escluso a priori la possibilità, almeno questo nei giorni passati, di restare un anno fermo, che poi significa sta fermi 2-3 mesi, poi il primo che sbaglia entri dentro, no? Lo sapete perfettamente come stanno queste cose, perché poi gli allenatori si rompono i coglioni a sta casa e non sta tutti i giorni sul campo, no? Sì. Okay. Diciamo. L'ho già fatto tra l'altro Mazzarri, no? Se ricordi sì, ma l'anno sabbatico, Danilo, si riduce ad aspettare che ti chiami in altra esatto, società. Esattamente. Perfettamente. Allora, qui lo ripeto, e me va via pure la voce, lo ripeto, poi ve lascio a dire quello che vi pare. Troppa gente sta bleffando, qualcuno sta raccontando delle grandi bugie, ma non parlo di giornalisti, parlo di loro, dei protagonisti, degli allenatori, dei direttori sportivi e dei presidenti chiamati in ballo. Parlate voi che mi è venuto il sentigarello. Mimmo, ti possiamo chiedere 2 minuti? Vai. Così bevi un bicchiere d'acqua, tra vai, poco. Vai. Mimmo! Eccolo. Oh. Eccoci. Mimmo, stiamo parlando molto di Walter Mazzarri. E a me sembra che la situazione Mazzarri sia abbastanza chiara. Cioè, lui ha fatto capire che andrà via, ha delle opzioni che sono Roma e Inter in Italia in particolare, oppure la terza opzione è che rimanga fermo un anno. Quindi o che vada in Spagna al Malaga, ma non c'è esatto. Grande voglia, racconta. Cioè, su Mazzarri mi sembra, come dire, è abbastanza leggibile la situazione. Mi sembra invece più intricata la situazione di Allegri. E ti dico perché. Perché dimmi. Berlusconi, che rilascia quella dichiarazione battuta, è comunque un qualcosa che va ad incasinare una situazione, perché sembrava veramente scontato che Allegri rimanesse al Milan dopo l'opera, diciamo, di Galliani di far andare i giocatori a dire che Allegri ha fatto un miracolo, quindi sarebbe sbagliato mandarlo via. Quindi davamo tutti per scontato che Allegri rimanesse al Milan per questo motivo. Nel momento in cui rilascia questa dichiarazione Silvio Berlusconi, torna tutto in ballo. Oggi Berlusconi era atteso a Milanello per caricare la squadra, chiesto ancora una volta da Adriano Galliani, e non ci va all'ultimo momento, c'è la scusa che aveva degli impegni improrogabili. Cioè, che cosa ci dobbiamo leggere in tutto questo? Allora, innanzitutto consentimi di non commentare la frase attribuita a Berlusconi dell'altra sera. Io la lascio, la metto lì, poi dopo, se volete parliamo di tutt'altra cosa. Quella proprio la metto da una parte. Allora, Allegri è stato il primo allenatore contattato dalla Roma, ok, quando si era capito che le cose con Zeman si stavano cominciando a mettere non tanto bene, quindi vi sto parlando addirittura di ottobre dell'anno scorso, quindi Allegri è stato sicuramente il primo candidato per la panchina della Roma, e credo che questo Allegri non può smentirlo, anzi, visto che
ha avuto non so quante telefonate da parte di Frederick Massara, che è stato suo compagno di squadra nel Pescara, che è il braccio destro di Sabatini. Una scelta che in primis era di Baldini, che poi è diventata anche di Sabatini nel momento in cui insomma si è vista che c'era la possibilità di prendere Allegri. Salvo poi cambiare radicalmente obiettivo e andare su Mazzarri quando Sabatini ha ritenuto opportuno che la Roma avesse e che abbia in futuro un allenatore più di polso, ed è stato reputato Mazzarri più di polso, diciamo così, rispetto ad Allegri. Questo insomma è tutto da dimostrare, perché non so quanto sia più facile tenere a bada uno spogliatoio in cui ci stanno tutti quelli che ci stavano l'anno scorso, ad esempio al Milan, che poi sono andati via. Vi faccio l'elenco: gente di personalità così appena appena accennata, come Ibrahimovic, come Inzaghi, come Gattuso, come Seedorf, come Nesta, questa gente qui. Io non so quanto sia più difficile governare invece uno spogliatoio dove ci stanno Zuniga, Armero, Berami, Maggio e il Kadri. Quindi anche questo è tutto da dimostrare, però adesso va avanti la favoletta. Sì, è vero, è vero. Mazzarri, ma ragione, mi no, è diventato un luogo comune, senza la favoletta, diciamo una favoletta, una favoletta. Una favoletta che Mazzarri è piuttosto più tignoso, più cattivo di Allegri, quindi esattamente, quindi che ci vuole uno come Mazzarri. Allora, la tua osservazione era giusta, caro Danilo, il Saladino, però c'è anche da dire un'altra cosa, che ricordiamoci sempre lo status dei due allenatori, ok? Per cui nel momento in cui Allegri, anche se ha detto che alla Roma va bene, e ricordatevi che ormai un mesetto fa circa è uscito un articolo sul Corriere della Sera firmato da Alberto Costa, che è di fatto, Francesca, tu lo sai meglio di me, il referente primo di Adriano Galliani, ok? Sì. Nel momento in cui Alberto Costa, che non è neanche un giornalista ormai a tempo pieno del Corriere, ma è un collaboratore, chiede al proprio giornale di fare un pezzo di quella portata e scrive che Allegri ha scelto di andare alla Roma, che il Milan di fatto ha detto a lui che Allegri ha scelto di andare alla Roma, l'ipotesi Allegri deve essere chiaramente tenuta sempre in grande considerazione. Ripeto, al di là di quella frase che è stata attribuita a Berlusconi l'altra sera. Il discorso però qual è? Che c'è un problema di status. Allora, se la Roma vuole aspettare Allegri aspettando che lui rompa con il Milan, padrona di farla. Se la Roma vuole prendere Mazzarri, che ha la possibilità di firmare subito, padronissima di farla. Il problema qual è? Che il rischio che io vado paventando da qualche giorno è che poi la Roma si trovi senza Allegri e senza Mazzarri, perché magari per differenti motivi. Allora torna al discorso di prima di Francesca, perché è un po' l'opinione mia, siccome non è che sono scienziato, è un'opinione che ci hanno tantissime persone in città, no? I tifosi sanno perfettamente che si corre questo rischio. Allora Francesca, se la Roma avesse fatto già firmare Mazzarri, ma che non avrebbe fatto modo di farlo sapere? Assolutamente. Sì. E dai. Gli fa anche comodo, no? Anche perché tu prima, io stavo ascoltando il tuo intervento iniziale ed era perfetto quando tu hai detto, intanto cominciamo a dire c'è allenatore e non possiamo, e pensiamo poi la settimana prossima al derby, certo. Senza inficiare la settimana del derby di una partita che diventa delicatissima per la tua stagione, con tutte le chiacchiere legate all'allenatore. Allenatore punto, sarà questo, benissimo. Poi se fanno i pezzi lunedì, martedì per dire, certo. Poi da mercoledì, giovedì, venerdì, sabato si pensa al derby. Però, se no, se va avanti con lo stillicidio ancora. Allora, se la Roma non lo annuncia, è perché ancora non l'ha fatto. Seguendo questo ragionamento che hai fatto, Mimmo, ti chiedo, dico una cosa giusta se dico che per Allegri il Milan rappresenta tuttora la prima scelta e per Mazzarri invece il Napoli non è la prima scelta? Beh, sul primo caso sì, Allegri, se gli rinnovo il contratto, non si muove da Milano manco che cannonate. quello è un po' quello è un po' il suo obiettivo, diciamo così, no? Quindi invece per Mazzarri, tra la Roma e il Milan, Allegri sceglie il Milan, chiaramente. Invece lì e fanno un altro contratto. Diciamo che per Mazzarri, la situazione potrebbe essere diversa, cioè il Napoli non è la sua prima scelta. Però io ho paura che non sia nemmeno la Roma la sua prima scelta. Ok, però fra i due è più facile prendere Mazzarri, no? Perché se il Milan rinnova il contratto a Allegri, tecnicamente, anche adesso, tecnicamente è più facile prendere Mazzarri. Mazzarri è libero, può firmare quando gli pare. Quindi se la Roma non ha ancora annunciato Mazzarri, che l'allenatore è più facile da prendere, vuol dire che o non ha intenzione di prendere Mazzarri, o non l'ha preso, o non c'è ancora. O che non ha intenzione di prendere Mazzarri. Oppure sta aspettando che si risolva un'altra situazione, che è quella di Massimiliano Allegri, che ha come prima scelta quella del Milan. La logica tua non fa una grinza. Assolutamente sì.
Questo però se devono sbrigare, cioè, non è che possiamo andare avanti fino ai primi di giugno. No, no, ma se può anche andare avanti, eh? No, secondo me se può anche andare avanti prima dei primi di giugno. A patto che poi alla fine prendi uno dei due, eh? Non è che poi arrivi certo. Ai primi di giugno, beh, Francesco, se no, veramente fa male. Figura di tutto. È il terzo anno consecutivo, dai, sarebbe in quel caso. Che non arriva la prima scelta, la seconda scelta e poi arriva la terza scelta. No, no, Gemma l'anno scorso è stata la quinta. Ecco. Stessa missione. È vero, ma è così. L'ha detto Zema, non mi sono inventato niente io. Io posso soltanto ricordare che prima di Zema erano stati contattati. Montella era stato preso, poi sai tutto come andava a finire. Villas Boas, Bielsa e Manuel Pellegrini. Ah, oh, questi erano, eh? Sì, sì. Sì. Quindi. Vabbè, ve lascio, dai. No, dai. Sì, tra l'altro c'è in questo momento anche la conferenza di Allegri. Oggi, insomma, sarà una giornata lunga. Sì, facciamo sentire tutte e due. Siamo Allegri. Stiamo mettendo un orecchio, insomma, insieme alla nostra Martina. Mimmo, noi ti ringraziamo. Ah, una motivazione per andare domani allo stadio, per Roma-Napoli. Perché gioca la Roma. E su questo io ti saluto. Così. Okay. A domani, Mimmo, un abbraccio. Ciao, Mimmo. Ciao, Mimmo. Ciao, 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 ciao.